Adesso stiamo andando dietro un lavoro che non è ancora massimale, nel senso che, come avevamo detto, volevamo vedere a che livello si ripresentavano. Sono passati tanti mesi, quindi non vogliamo andare a fare dei danni. Purtroppo c'è stato l'inconveniente di Alessandro Bollino, che il giorno prima ha questa frattura composta dello scafoide. Adesso mercoledì farà una visita specialistica, vediamo quanto tempo, speriamo meno possibile. E nulla, c'è stato solo un piccolo acciacco con Bodrito e un po' di affaticamenti, ma per oggi poca roba, la squadra sta lavorando benissimo, sono felice di tutti quelli che sono arrivati nuovi, giovani e vecchi, e sono molto contento di come hanno ritrovato i vecchi, quindi molto motivati, molto bene. Oggi sta andando avanti il lavoro, ripeto, un lavoro di campo dove non abbiamo ancora riscontro di amichevoli e onestamente sono anche curioso di arrivare a queste tre amichevoli che abbiamo per vedere proprio, intanto farò un misto di tutto, specialmente le prime due, farò un tempo per uno, uno di più e poi col Casale qualcosina in più faremo fare. L'obiettivo di questa squadra è, beh, arrivare assolutamente la salvezza prima possibile, anche perché mi sembra dovuto guardare lì, nel senso che sono parecchi anni che da me, anche qualche giocatore, non eravamo più in quella categoria lì, quindi sicuramente un minimo di adattamento ci vuole e soprattutto ci sono queste due, come ho già detto, due anomalie che si combaciano insieme nello stesso momento, cioè quindi quattro giovani che non è mai esistito e la pandemia che ci ha fermato per 7 mesi tutti quanti. Quindi un pochettino, visto e considerato quello che ho visto tra Serie A, Champions League e Europa League, ho visto fare degli errori clamorosi, quindi mi aspetto errori anche da parte nostra. Poi c'è un'altra piccola anomalia che però stiamo cercando di allenare nelle partitine, tutto questi falli di mano che vorremmo capire poi come verranno sanzionati nei nostri campionati, ma sai, un difensore che deve nascondere le braccia dietro il corpo non è semplice, infatti hai visto che marea di rigori che ci sono stati quest'anno, quindi sono tutte piccole cose che mi portano grande curiosità ad andare nell'amichevole.